Questa esecuzione che Chris Bumstead stava andando ad avere nel T-Bar Row è molto molto interessante. Perché? Perché come vediamo va a tenere gomiti molto molto alti, praticamente sui 90 gradi. E questo molto spesso le persone non lo fanno perché hanno paura, dicono no 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 no, 90 gradi non le devo mai tenere. In realtà è una cavolata, perché se vai a tenere gomiti così in alto vai a limitare il coinvolgimento del dorsale, che potrebbe essere una cosa che tu stia ricercando, andrai a mettere maggiore enfasi sul trapezio, andrai a lavorare bene i deltoidi posteriori, e quindi se vuoi andare a minimizzare il coinvolgimento del dorsale, andando ad avere un maggior coinvolgimento dell'upper back, chiaramente anche i romboidi lavoreranno, ecco che un'apertura dei gomiti come si vede in questo caso qua, e quindi un'esecuzione come si vede in questo caso qua, è corretta. Oltre a ciò va a rilasciare le scapole in allungamento, che è una cosa fondamentale per riuscire a lavorare bene l'upper back, e quindi questo è un ottimo esercizio, e questa esecuzione qua la possiamo andare a fare in qualsiasi esercizio che ci permetta di tenere i gomiti alti. Tutte queste informazioni te le faccio applicare nel mio nuovo programma di allenamento Full Body Duro volume 4.0. se ti puoi allenare 3 volte a settimana in palestra o a casa e vuoi portare e ottenere grandi risultati quest'anno, ti costa meno di andarti a mangiare una pizza, ti lascio il link nelle mie storie, completo di tutto, supporto a vita, o basta che tu vada sul mio sito.